coloro che si negano, che si sottraggono, gli avari di immagini, di sentimenti, i modesti, quelli che si ritirano nell'ombra, che amano nascondersi, hanno sempre, rivolgono continuamente un sorrisetto di rimprovero a coloro che si manifestano, che si esibiscono, che si regalano. Io vorrei oggi dire una parola a favore degli esibizionisti, dei narcisisti. Ma cos'è l'esibizionismo così vituperato? Ho letto tempo fa un buon libro di James Hillman e a un certo punto nel capitolo L'esibizionismo scrive Hillman: ciascuna specie mette in mostra il proprio stile senza alcuno scopo che non sia il manifestarsi, come avviene per il canto di alcuni uccelli, per manifestare la propria essenziale capacità e forse per il proprio piacere. Per noi, animali umani, questo implica che l'esibizionismo non sia soltanto un atto sessuale, ma una manifestazione della nostra natura innata. Esibirsi dunque non è un demerito, in un certo senso è un piacere e un dovere. È una delle forme più vituperate, più maledette dell'esibizionismo è il narcisismo. Si dice quello è un narciso. Ma cos'è il narcisismo? Un mio amico molto amico, Francesco Porseo, psichiatra di professione, per vocazione e professione, un giorno a domanda ha risposto così: il narcisista è uno che dà una rappresentazione spettacolare della propria vita. Sì, ma è meraviglioso rendere spettacolare, arricchire, dare forma, memoria, orizzonte, ritmo alla propria vita. Da questo punto di vista io sì, sono esibizionista, mi manifesto, e sono narcisista, lo faccio in maniera spettacolare, e in particolare io pratico quella forma di esibizionismo e narcisismo che è l'essere demiurgici. Io credo di essere, desidero essere un demiurgo. Ma il demiurgo cosa fa? Il demiurgo è uno che lavora in pubblico, che fa e mostra. E qual è il senso più profondo del mostrare in pubblico? Il senso più profondo non è, come ritengono gli avari, i modesti, gli umbratili, non è mostrarsi, ma è mostrare. Mostrare che cosa?
mostrare il processo attraverso il quale la vita quotidiana, l'indistinto formicolio delle cose, dei volti, dei fenomeni, trova forma, trova senso. Si sale dal particolare al generale, si passa dall'indistinto al formato, e tutto questo avviene sotto i nostri occhi, osservando colui che lo fa. Per dirla con Pasolini, lo spettatore gode della libertà dell'autore, e godendo di quella libertà scopre possibile questo processo di liberazione e comincia a fare di sé un potenziale autore. La responsabilità di questa sottovalutazione, di questa rappresentazione moralistica, piccina, fuorviante del narcisismo, è anche della interpretazione del grande mito greco che ne ha fatto Freud, che è un uomo che ha molti meriti e ha molti demeriti. L'interpretazione che dà Freud del mito di Narciso è che Narciso si innamora di se stesso. Ma i greci non ci raccontano questo. I greci ci raccontano che Narciso si specchia, si vede e si innamora della propria immagine, non di sé, della propria immagine. Narciso è il primo artista, scopre un altro mondo parallelo a questo e si innamora dell'immagine, della forma, di questa ascesa dal casuale al definito, dal pulviscolo alla stella.